Altrimenti passiamo alla lettura della parola di Dio così come la troviamo in Esodo. Capitolo 20. Possiamo stare in piedi mentre leggiamo questi versi. Leggiamo dal verso 22. Il Signore disse a Mosè: Parlerai così ai figli di Israele. Voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti. I tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi, in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio, potete accomodarvi. Questa è la parola del Signore che viene rivolta a Mosè affinché Mosè possa costruire questo altare di terra o di pietra e costruirlo nei modi, nelle modalità che Dio ha prestabilito. Noi sappiamo che nel vecchio culto, nell'Antico Testamento, erano presenti due altari. Quindi, attraverso questi due altari si celebrava il culto al Signore. Vi ricordate? C'era un altare, costruito al di fuori, del luogo santo, quindi nel cortile, dove si sacrificavano gli animali, c'era il sacrificio degli animali, vi ricordate? E sopra questo altare, veniva anche bruciato il grasso dell'animale stesso, perché il profumo di questo grasso doveva arrivare al Signore, ma c'era anche un altro altare che era costruito nel luogo, era posto nel luogo santo, l'altare dei profumi, l'altare fatto in legno d'acacia, rivestito di oro, era a ridosso del velo, diciamo, e qui veniva offerto al Signore. C'era l'offerta dei profumi, veniva chiamato questo infatti l'altare dei profumi. Ed era utilizzato lo stesso fuoco per poter così bruciare il grasso degli animali e anche poi i profumi all'interno del luogo santo. E attraverso questi due altari si lasciava così andare questo fumo, questo profumo che a Dio doveva essere gradito. L'elemento comune a questi due altari era proprio il fuoco. Da quando all'inizio abbiamo aperto questo culto, stiamo cantando e stiamo dicendo: Signore, manda il tuo fuoco. Ma riflettevo mentre leggevo, innanzitutto, due cose semplici, voglio che rimangano impresse nei nostri cuori, nelle nostre menti. Prima che vi fosse l'effetto del fuoco, l'azione del fuoco, e prima che il profumo arrivasse alla presenza di Dio, era necessario sacrificare un animale. Era necessario che questo sangue fosse sparso sul primo altare.
Non c'è niente di gradito, non c'è niente che possa glorificare il Signore se non su un altare dove il Signore ha stabilito l'eccellenza tra tutti i sacrifici, e cioè Cristo Gesù, che è stato immolato per noi, è stato dato per noi. E poi parleremo dell'altare. E l'altare è figura della nostra vita, è figura del nostro essere, di come dobbiamo presentarci al Signore per offrire al Signore quello che gli è gradito. Ma innanzitutto voglio soffermarmi appunto su questo sacrificio. Senza questo sacrificio non aveva nessun valore, non poteva essere gradito il profumo al Signore. Tutti i passaggi dovevano essere rispettati minuziosamente, perché quello che Dio ha preparato per noi lo ha preparato con estrema attenzione, lo ha preparato affinché fosse per noi di grande benedizione. Il sacrificio del suo figliolo Cristo Gesù è l'eccellenza per ciascuno di noi, è l'eccellenza davanti al Signore, e noi ci presentiamo attraverso quel sacrificio, attraverso quell'offerta, altrimenti saremmo impresentabili a causa del nostro peccato, a causa delle nostre colpe. In quello che era stato stabilito nelle norme del vecchio culto, venivano offerti così degli animali e vennero date una serie di indicazioni affinché più tardi, quando Gesù Cristo venne in terra, si rivelò, tutti questi elementi potevano essere rivelati e potevano presentarci davvero l'opera di Dio, l'amore di Dio verso ciascuno di noi. Questi elementi sarebbero rimasti adombrati all'oscuro senza la rivelazione di Cristo Gesù. Ed oggi riconosciamo che in Cristo noi abbiamo ricevuto piena rivelazione per poter essere presentabili, per poterci presentare davanti al Signore e per poter offrirgli qualcosa che gli sia gradito. Ma tra le varie indicazioni che Dio diede a Mosè e ai figli di Israele, c'è questa che mi ha incuriosito. Se mi fai un altare di pietra, abbiamo letto al verso 25, non costruirla di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello tu le contamineresti. Come a dire, non possiamo offrire al Signore quello che a noi ci pare buono, giusto offrire. Non possiamo dare noi una forma a quello che invece ha già Dio prestabilito su come noi possiamo accostarci. Tante volte ascoltiamo questi ragionamenti: beh, un Dio vale l'altro, beh, una fede vale l'altra, una religione vale l'altra, l'importante è avere fede. Questi discorsi vaghi, questi discorsi che non hanno nulla a che vedere con l'insegnamento della parola di Dio. Non c'è nessun mezzo, non c'è nessun modo, non c'è nessuna modalità per la quale noi possiamo accostarci al Signore, per la quale possiamo avvicinarci a Dio se non per mezzo del nome di Cristo Gesù. È Lui il sacrificio eccellente.
per la quale tutto quello che noi possiamo offrire al Signore, e parlo anche della nostra lode, della nostra preghiera, della nostra adorazione, non avrebbe nessun buon effetto davanti alla presenza di Dio. E grazia sia resa al Signore, perché Egli ha provveduto per noi il sacrificio eccellente. Mi viene in mente il passaggio di Abramo quando stava per offrire Isacco, e quando Isacco chiede ad Abramo: ma dov'è l'agnello da offrire? Abramo aveva ricevuto il comando da Dio di offrire il suo figlio Isacco, l'unico suo figlio, il figlio della promessa. Ma in quell'occasione Abramo per fede disse: se lo provvederà Dio stesso. È Dio che ha provveduto il mezzo per la quale noi possiamo avvicinarci a Lui, ed è la persona di Cristo Gesù. La nostra preghiera, la nostra invocazione, la nostra supplica, la nostra richiesta di perdono dei peccati ha valore davanti al Signore se presentata per fede nel nome di Cristo Gesù, perché quel sacrificio è stato già offerto. La croce ci parla proprio di questo, di un sacrificio che è stato offerto per tutta l'umanità, di quel sangue che è stato versato affinché la nostra preghiera potesse avere efficacia. E oltre al sacrificio, qui viene posta enfasi alla modalità con la quale doveva essere costruito l'altare e anche il materiale. Il materiale era abbastanza semplice. Questo materiale poteva essere trovato in ogni posto, e quindi in ogni posto si poteva costruire un altare di terra o di pietra. Ma diceva il Signore, sottolineava: badate che nessuno scalpello deve toccare queste pietre, come a dire: allontana, cara anima, allontana, caro cuore, da quello che stai offrendo al Signore il tuo orgoglio, la tua presunzione, o quello che secondo te ritieni sia il modo opportuno per essere presentabili al Signore. Non possiamo presentare nulla di nostro al Signore. Lo scalpello, ecco, poteva fare la differenza. Forse nel poter dire l'un dall'altro: beh, il mio altare è più bello del tuo. Beh, i miei sentimenti, la mia attitudine, le mie opere sono migliori, sono più belle delle tue, per questo io sono più presentabile. E tante volte ci è forse capitato di ragionare in questo modo. Quanto è brava quella persona, vero? Gli manca solo la grazia. O forse per il fatto che abbia una buona disposizione, pensiamo che tutto questo sia sufficiente ad accreditare la salvezza, la sua appartenenza a Dio, al Signore. È necessaria l'opera di Cristo in ogni cuore, e non c'è nessuno scalpello, nessun'opera d'uomo che possa fare la differenza, che possa rendere gradita a Dio la nostra offerta. Le pietre dovevano essere semplici, ma c'è l'elemento, un elemento importante, non trascurabile. Dopo il sacrificio, l'altare costruito, ci doveva essere il fuoco. E leggiamo in tutta la storia biblica di quante volte fu costruito questo altare. Fu posta poi anche così la bestia da sacrificare. Ci ricordiamo di Elia, vi ricordate, quando davanti ai Baal fece preparare quell'altare, fece mettere quel toro lì,
per essere sacrificato. Ma la parola di Dio ci parla anche, ad esempio, di Salomone quando finì di pregare per l'inaugurazione del Tempio e preparò anche lui l'olocausto, i sacrifici. E dice che il fuoco del Signore, nel momento che finì di pregare, scese dal cielo. Così come scese il fuoco sull'olocausto, sull'altare che aveva preparato Elia, così come è sceso tutte le volte che è stato preparato l'altare, così come Dio aveva prestabilito e prescritto. Quanto più, fratelli e sorelle, un fuoco dal cielo può scendere su ciascuno di noi. Se consideriamo che l'offerta che presentiamo davanti al Signore, l'olocausto che è posto sull'altare, è Cristo Gesù, l'agnello di Dio. E mentre consideriamo questo altare, la nostra vita, che ha bisogno non di qualche aggiustatina di scalpello qua e là, non di qualche semplice modifica, ma di un profondo rinnovamento da parte dello Spirito Santo. E allora questa mattina vogliamo dire, Signore, come quelle lingue di fuoco si posarono sui discepoli che erano sull'alto solaio. Lì non c'è un altare costruito di mano d'uomo, c'è una chiesa, una struttura spirituale. Un edificio spirituale. C'erano credenti che invocavano il nome di Cristo Gesù e badate bene, dopo che Cristo aveva dato la sua vita, dopo che Cristo era morto e risorto, il sacrificio per l'umanità era stato fatto. Adesso era pronto il fuoco che doveva scendere dal cielo, la Pentecoste. E mentre erano lì, delle lingue di fuoco si posarono su ogni capo e iniziarono a parlare in altre lingue. Il Signore vuole continuare a benedire la nostra vita e il nostro cuore, fratelli e sorelle. Ma su che altare stiamo offrendo i nostri sacrifici? Su che altare vogliamo che scenda il fuoco? Sì, un altare semplice, un altare di pietra, ma forse qualche cosa ha influito negativamente sul nostro altare. Forse qualcosa che noi sappiamo bene ha bisogno di essere sistemato e stiamo lavorando con i nostri scalpellini, stiamo lavorando con le nostre forze, quando dovremmo andare semplicemente davanti al Signore, sapendo che Cristo Gesù è morto per noi e possiamo accostarci, fratelli e sorelle, chiedendo che il Signore possa riempirci di Spirito Santo. La preghiera fatta sull'alto solaio credo che fu una preghiera molto semplice. Signore, noi aspettiamo il tuo fuoco. Signore, noi aspettiamo la tua potenza. Signore, noi aspettiamo il tuo riempimento. Signore, noi aspettiamo la tua promessa. Signore, il sacrificio è lì, ma adesso manda il tuo fuoco. E davanti a questa preghiera, mai nessuna preghiera simile è stata disattesa. Il Signore mandò il suo fuoco. Aspettate a Gerusalemme, riceverete potenza. E credo che tutti quanti noi desideriamo che sulla nostra vita possa scendere questa potenza, possa manifestarsi ancora questo fuoco. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti
riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo, perché questa promessa è per tutti, fratelli e sorelle. Anima cara, forse ti senti indegno, forse tutto quello che pensi di Dio nei tuoi riguardi possa essere un profondo rifiuto, rigetto per i tuoi grandi peccati, per i tuoi errori che hanno determinato anche conseguenze disastrose nella tua vita. Ma chi è presentabile davanti al Signore? Chi è giusto? Quale scalpellino così abile abbia potuto modellare un altare gradito a Dio? Nessuno, niente. Siamo dei vasi di terra. Ma Dio ha stabilito che in questi vasi di terra Egli deponesse le sue meravigliose ricchezze. E allora vogliamo accostarci con semplicità. Dovunque costruirai questo altare, dirà il Signore, fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore, i tuoi buoi, in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Voglia essere questo il luogo, questa mattina, dove possiamo ritrovare la benedizione del Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Su questo altare, non bello, non presentabile, non all'altezza, sto parlando della tua vita, del tuo cuore, così come sei. C'è un cantico che dice, così qual sono vengo a te. Ma su quelle semplici pietre, sulla tua semplice vita, sul tuo semplice cuore, Cristo ha posto un sacrificio eccellente, straordinario, è il sacrificio di Cristo Gesù, è per mezzo del quale noi possiamo presentarci, e ogni volta che noi ci presentiamo siamo graditi al Signore e possiamo dire questa mattina, Signore, manda il tuo fuoco, che possa salire a te dalla mia vita un profumo di odor soave, che possa la mia vita essere trasformata da quel fuoco. C'era l'altare dei profumi dove Dio aveva stabilito che quei profumi dovevano essere preparati secondo le regole, con precisione, secondo i dettagli che Dio aveva stabilito, e non potevano alterare quei profumi dando così un qualcosa di personale, un contributo personale. Dio ha preparato ogni cosa, non ha bisogno che tu ti renda presentabile, ha bisogno solo che tu apri il tuo cuore a Lui, ed Egli cambierà il tuo cuore, ed Egli ti trasformerà. Fratelli e sorelle, c'è ancora potenza nel nome di Cristo Gesù. Possiamo ancora chiedere al Signore che quel fuoco possa scendere sulle nostre vite. E questa mattina vogliamo rivolgere al Signore proprio questa preghiera, così come quelle lingue di fuoco si posarono sui tuoi discepoli. Fa che queste lingue di fuoco si possano posare sui nostri capi e tutti possiamo essere riempiti di Spirito Santo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria.